Buonasera, ben ritrovati con TRG Plus. Torna il nostro approfondimento del TG che stasera è proiettato al fine settimana, che vedrà svolgersi a Gubbio la seconda edizione, ma in realtà si tratta della prima vera edizione dopo il numero zero dello scorso anno, della manifestazione Una città come comunità, il Festival per una politica di pace, che è organizzato da Civiltà Etica in collaborazione con Bauxite, realtà che in parte conosciamo, in parte conosceremo meglio stasera, grazie ai nostri ospiti. Li andiamo a presentare, a cominciare da Gianluca De Gennaro, Civiltà Etica. Buonasera. Buonasera, lo Buonasera. ritroviamo nei nostri studi. Con lui tra poco parleremo del programma di questi 3 giorni, che credo non a caso si vada a incastonare anche in una data simbolica come il 4 di ottobre. Con lui salutiamo Lorenzo Ghirelli, che ci parlerà invece dei momenti musicali e artistici della 3 giorni, e con Andrea Zoppis, che rappresenta Bauxite, appunto una realtà che conosceremo più da vicino, ma in realtà anche per lui non è un debutto in realtà all'interno di una città come comunità, che nasce Gianluca con il suo numero zero lo scorso anno, con un momento, un insieme di momenti di confronto, di partecipazione, di riflessione, di filosofia, ma anche di condivisione, sia nei momenti come possono essere quelli dei pranzi, ma anche i momenti di intrattenimento, i momenti musicali e artistici. Quest'anno come sarà? È la prima vera edizione, possiamo dire. È la prima vera edizione, come dice lei, direttore, perché l'abbiamo costruita non per far vedere qualcosa, ma per invitare le persone a partecipare. Quindi le assemblee, per esempio, ce ne saranno cinque tematiche, sono strutturate con un momento di introduzione del tema da parte di relatori che noi abbiamo scelto. Però dopo sono seguite da un momento proprio assembleare dove ciascuno avrà 5 minuti di tempo per poter fare il proprio intervento, la propria domanda, la propria considerazione, per poi affidarsi alla conclusione di un'altra persona che abbiamo scelto, si chiama Isaac, che ci consegnerà questa conclusione. Quindi è stato tutto creato per favorire la partecipazione, anche i pasti che si svolgeranno presso le sale degli Arconi, sarà un mangiare insieme, ma sarà un mangiare insieme sempre accompagnato da un microfono, da un piccolo palchetto allestito, dove molto liberamente le persone che sono a tavola possono salire sul palchetto e continuare la riflessione che è iniziata nelle assemblee della mattina, oppure salutare, conoscersi, presentarsi con le proprie realtà di riferimento. Ecco, caratteristiche di queste assemblee, che lo ricordiamo tra l'altro saranno, diamo anche dei riferimenti orari, alle 10 e alle 18, leggo, di ognuna delle 3 giornate che si svolgeranno presso l'Aula Magna del Gattapone, piuttosto che la Sala della Misericordia. Ovviamente trovate anche in rete il programma di questa edizione di Una città come comunità. Le caratteristiche appunto di questi incontri sono questa ampia partecipazione. Ci saranno i pranzi comunitari, le cene comunitarie, insomma, si vuole dare un'identità molto originale rispetto al classico ciclo di conferenze a cui siamo abituati. Infatti, il tema delle conferenze è sempre la relazione, quindi la manifestazione si poggia sulla cura della relazione, cercare di prendersi cura delle relazioni. E dove avviene la cura della relazione? Innanzitutto durante i pasti, che ripeto, non sono solo un momento per mangiare insieme, ma anche per parlare insieme. Confrontarsi. E così come i concerti, le esibizioni artistiche di cui Ora parleremo, parleremo certo. dopo, sono strutturate anche queste in questo modo. Parliamo proprio di questo, e lo facciamo con Lorenzo Ghirelli. Concerti e manifestazioni artistiche. Il programma è abbastanza ricco. Vogliamo Nutrito, sì. ricordare come si scalettano, Sì, allora, un po' le date e gli appuntamenti. si parte venerdì sera del 4 con un concerto dei Ladri di Carrozzelle, che è un gruppo italiano, una rock band italiana formata da ragazzi disabili e hanno partecipato anche a Sanremo qualche anno fa. Sono, diciamo, lanciati sulla scena italiana, Al Teatro Comunale, al Teatro ricordiamo. Comunale, sì. Poi il 5 ci sarà Bauxite sotto gli Arconi, quindi lì in via Baldassini, dalle ore 21, dove appunto
noi che facciamo parte di questo collettivo poetico portiamo dei nostri scritti, condividiamo momenti musicali, momenti poetici e di cose che scriviamo noi, diciamo originali e anche no, qualsiasi cosa diciamo ci proietta nel mondo della poesia, anche scritti famosi o, certo, o altro, diciamo, di autori celebri. E, poi ci sarà il concerto a pranzo, insieme al pranzo comunitario di domenica, che ricordiamo i pranzi comunitari saranno sia cioè da venerdì a sabato, a domenica, quindi tutti e tre i giorni. E domenica sarà accompagnato da Johnny Grasso Band e ci sarà anche la possibilità di leggere tutti i testi delle canzoni che farà distribuendo, noi distribuiremo dei foglietti con i testi della scaletta appunto che farà. Per quindi coinvolgere anche, i presenti. Esatto, sì. Quindi, del resto le sale degli Arconi sono abituate a questo format. A questo tipo, diciamo, esatto. Abbastanza. E poi la conclusione è domenica sera. Domenica concerto sera. Rap. Concerto rap al Village Pub, in piazza 40 Martiri a Gubbio, appunto, dove una crew, così si dice adesso, una crew di giovani ogubini, capitanati diciamo dal nostro anche amico, che fa parte anche di Bauxite, anche lui, che è Elia Casagrande, porteranno le loro canzoni, i loro testi cantati su basi rap appunto con un DJ che accompagnerà tutto. Tutti momenti di grande intrattenimento rivolti, sì, ai giovani, ma perché no, anche ai non più giovanissimi, sì, che vedono, si è parlato protagonista anche Bauxite, Comunità Poetica Errante, Andrea Zoppis. Il nome diciamo ci dà una sensazione di qualcosa di molto pesante, Bauxite, ma forse in realtà vuole essere quasi un ossimoro il nome di questa realtà, di queste associazioni. In qualche modo sì, poi Bauxite nacque come libro di poesie intorno al quale si radunarono un po' queste personalità, amici, no? Come diceva Lorenzo, un vedersi per raccontarsi attraverso lo strumento della poesia. Lo spirito di Bauxite poi è sì pesante perché ha a che fare con un ritrovare all'interno di sé delle cose magari nascoste, però poi è leggero perché attraverso la poesia si trova un po' una leggerezza nell'espressione. E il fatto principale è il fatto, insomma, Bauxite nasce un po' dallo spirito di civiltà etica, è, diciamo, civiltà etica uno un po' dei genitori di Bauxite, quindi per noi è un onore in qualche modo, in particolar modo per me lo è, diciamo, allora ecco, sono rappresentante di me stesso in questo senso, ritornare a far parte di Città come un comunità con questo nuovo gruppo che piano piano si è rinfoltito, si è sviluppato anche su Bologna, ci abbiamo insomma questi collegamenti anche esterni alla città. E quindi sì, diciamo che per me partecipare sia come Bauxite, quindi con questo gruppo, sia come membro di Civiltà Etica, perché poi anche questo mi sono trovato a essere, è un grande onore. E per me partecipare a questo festival, partecipare a questa manifestazione, significa un po' riuscire a mettere il bue davanti al carro, cioè riuscire a mettere la relazione al servizio di tutti quelli che sono gli strumenti tecnici che poi servono alla realizzazione di un festival, dalla vendita dei biglietti alla produzione del Deplian, della comunicazione, all'intervista televisiva. Le attività, quindi, più prosaiche, diciamo, rispetto. Sì, sì, certo. Quindi mettere, no, l'energia davanti a... Sicuramente. Vogliamo accennare a alcuni temi che saranno al centro di questi momenti di riflessione, di partecipazione, anche per sollecitare chi ci sta ascoltando ad essere presente. Alcune delle tematiche saranno trattate, poi so che sono tanti soggetti coinvolti che Gianluca De Gennaro vuole ricordare. Sì, il tema che prende anche il titolo da una frase che abbiamo scelto per il nostro Deplian è la forza delle anime fragili. Abbiamo chiesto a due persone che hanno avuto un'esperienza di vita comunitaria insieme a persone disabili, a persone con un disagio psichico esistenziale molto forte, di raccontarci la loro esperienza. La forza delle anime fragili è proprio questo, cioè dentro la debolezza umana che fa parte di tutti quanti si nasconde una forza che è molto legata alla parola che a volte noi non abbiamo il coraggio di prendere. Noi vogliamo dare la parola proprio a quelle persone che non riescono a prendersela, perché con quel filo di voce
che è anche l'anima della poesia, ma di tutte le produzioni artistiche, si nasconde una forza, che è quella che noi vogliamo coltivare. Certo. Un altro tema che sarà centrale è una frase che abbiamo trovato da una nostra amica, quindi un virgolettato: io di me farò una rivoluzione. Io di me farò una rivoluzione significa che c'è una grande correlazione tra le trasformazioni interiori e le trasformazioni esteriori della società, della politica, della cultura, dell'economia, ma tutte sono radicate in questa centralità della persona che ha bisogno proprio di cura e quindi di silenzio, di ascolto, di spazio, di assemblee, di pasti comunitari, quindi è tutto questo. E questo siamo riusciti a farlo e qui devo ringraziare veramente tante adesioni, tutte quelle realtà di ricovero, di cura e di accoglienza delle nostre amiche anime fragili, i disabili, quindi la comunità di Capodarco dell'Umbria, gli anziani, la Stenotrofio Mosca, due realtà che curano il servizio civile internazionale per i giovani che hanno compiuto 18 anni, c'è la possibilità per un anno di andare in un paese estero per lavorare insieme a realtà, come nel nostro caso qui a Gubbio sono partite quest'anno 4 ragazzi in Ecuador, quindi queste due realtà, Chess Project e Gondwana, Nuova Dimensione, la Caritas Gubbio, la presenza del Vescovo e del Sindaco e dell'Assessore ai Servizi Sociali, che stanno proprio a significare questo legame profondo che noi vogliamo realizzare con tanto lavoro, perché non sarà immediato, questo è un inizio, è veramente un semino che lanciamo, con le anime fragili di Gubbio, della certo. nostra città, che e affidarci alla loro forza. Che fa parte della tradizione di questa città, tradizione storica oltre che sociale, se pensiamo insomma che la storia ci dice quanti ospizi intesi proprio come luoghi di ricovero avesse anche la Gubbio medievale, e il fatto stesso che nella zona di San Lazzaro lo stesso Francesco, visto che siamo vicini al 4 ottobre, abbia incontrato per la prima volta i lebbrosi, insomma tutte storie della grande storia che ci dicono quanto sia grande la tradizione di accoglienza e in questo caso anche di ascolto di questa comunità. In bocca al lupo per questa prima edizione, abbiamo detto in realtà la seconda, ma lo spieghiamo al volo, perché la prima era il numero zero. La prima era il numero zero, come tutte le... Però è andato bene, perché poi c'è la seconda. C'è la seconda, è stata una prova generale, quindi quando si fanno le prove generali devi fare tutto come se fosse la prima. Bene. Però questa volta è veramente la prima, il debutto. E allora, in bocca al lupo a Civiltà Etica, a Bauxite, Gianluca De Gennaro, a Lorenzo Ghirelli e ad Andrea Zoppis. Okay, e ovviamente seguiremo in questo weekend questa manifestazione che si articola in diversi spazi della città di Gubbio. Come detto, Deplian e internet per documentarsi nel dettaglio con il programma che vi ricorderemo anche nei nostri spazi informativi. Grazie, TRG Plus torna domani sempre alle 20:50. Buona serata.